cambia, allora, il processo creativo no, cioè almeno in questo caso qui no, perché è un brano che ho fatto come tanti altri e che a fine brano mi sono reso conto che poteva essere il mio primo singolo. Quindi in fase di, cioè, di creazione non è cambiato nulla. In fase poi invece dopo cambia tutto, perché io sono abituato a stare in studio al buio a fare musica, quindi il dover andare in giro, il doverlo suonare, presentare, essere qui oggi è tutta una parte nuova che però mi piace tanto, cioè mi dà modo di non esprimermi solo con la musica finalmente, quindi è un primo passo verso un qualcosa di diverso che mi sta dando un po' di luce in più, ecco. Guarda, è nato in studio con Olly e con Paolo Antonacci, che cioè ogni tanto con Paolo scrivo, abbiamo fatto anche Apnea con lui, abbiamo fatto anche altri brani insieme. E volevo mettere in piedi questa sessione fra Olly e Paolo, perché con Olly, vabbè, ci scrivo praticamente tutti i giorni e con Paolo appunto abbiamo scritto un paio di canzoni insieme. E volevo creare questa session perché secondo me i due mondi insieme di Paolo e di Olly potevano creare un qualcosa di diverso ancora, sempre sul mio stesso genere, quindi la cassa dritta e tutto, ma con un modo di scrittura magari un pochettino differente dalle altre. E niente, ed è nata Ho voglia di te, che poi abbiamo fatto sentire ad Emma in primis perché volevo fargliela sentire a lei per dargliela per un suo progetto, per qualsiasi roba. Ed è stata lei in realtà in primis che mi ha detto: ma perché non fai un tuo singolo? Cioè, lasciamo la voce di Olly, facciamo una roba. E quindi poi è nato spontaneo, è stato bellissimo. Guarda, un po' tutti e due, cioè mi è capitato di pensarci, però io sui singoli dei produttori e sui dischi dei produttori sono un po' scettico. Nel senso che lo reputo come una roba importante, come il fare un qualcosa che gli artisti senza di te non possono fare, o creare il tuo suono, dare la tua identità. Cioè, è un passo secondo me molto importante nella carriera di un produttore. Quindi, anche se ci ho pensato tanto, non mi sono mai sentito pronto in realtà. Non come quando ho avuto il brano che l'ho sentito per un mese di fila e ho detto: ok, me lo sento mio, è bello, mi piace, c'è il mio suono, c'è tutto quello che voglio dire. Quindi, ci ho sempre pensato, ma con le pinze, ecco. È un ragionamento che ho fatto più o meno un annetto fa, che era successo quando sono andato a Sanremo con Olly, che siamo andati con un brano, secondo me, completamente folle per quello che era lo standard. Cioè, ora, negli ultimi 2 anni, c'è tanta cassa dritta, c'è tanto. Noi penso che prima di noi, con quella follia lì, c'era andato Dargen l'anno prima, credo, se non sbaglio. E lì mi sono reso conto di quanto fosse importante fare sempre cose con delle caratteristiche importanti tue, soprattutto per un produttore. Cioè io per comunque emergere ho dovuto produrre di tutto, no? Qualsiasi genere, qualsiasi artista, ho preso tutto quello che potevo. E poi mi sono reso conto che su tante robe però non c'era nulla di mio, cioè avevo iniziato a fare delle cose che potevano tranquillamente fare anche gli altri, ma non perché io sia più bravo o meno bravo, ma perché è bello secondo me che tutti i produttori abbiano quella loro roba di identità. Cioè, se vuoi una cosa vai da lui, se ne vuoi un'altra vieni da me, se vuoi quell'altra roba ancora ne hai un altro. E quindi secondo me negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, ho semplicemente cercato di fare meno cose, ma in tutte le cose di metterci quella roba in più, mia, cioè di fare roba che sento mia. Guarda, Più che ricerca di suono, perché quello io sono consapevole che siano i miei ascolti giornalieri, cioè quello che dico sempre, cioè a me piace ascoltare Lucio Dalla, piace ascoltare quella roba lì e comunque per quanto sia musica cantautorale vecchia, ci sono un sacco di spunti di produzione, di cambi di produzione, di casse dritte, che uno dice, boh, ma Lucio Dalla strano, poi cioè, ci sono delle tracce folli proprio. E secondo me, come ti dicevo prima, è che banalmente, se un anno e mezzo fa, due, io proponevo un brano con Apnea, magari mi dicevano no, è un po' folle, è strano, è tamarro, è tutto. Dopo che sono riuscito a sgomitare un po' nelle gerarchie, se così si può dire, cioè non lo so,
Però ecco, si fidano molto di più, quindi cioè, mi piace rischiare e se posso rischiare posso essere più libero di proporre cose che magari un anno e mezzo fa, due, cioè, non mi sarei osato, ecco. Tantissime volte sì, cioè tantissime volte è proprio chitarra e voce e poi anzi, mi spiace quasi spesso produrle, cioè ci sono delle canzoni che o il ritornello, anche solo una strofa, cioè, ci viene fuori su chitarra e voce, e ti giuro che mi spiace produrle. Perché poi è bello, cioè ti gasi, spingono tutto quello che vuoi. Però poi vabbè, io sono fan della chitarra, cioè proprio mi potete mettere su un'isola deserta con una chitarra e sto benissimo. Quindi tutti i pezzi con la chitarra, e infatti sono contento in realtà che si dà sempre più spazio anche quel lato acustico. Sia nei concerti banalmente, o sia appunto nelle versioni. È bello, cioè ti dà più intimità. Ecco, Tu suoni esatto. anche il piano, però. Suono, non me la sento di dire che suono il piano, però sì, schiaccio e comunque abbastanza bene. Però escono suoni, secondo me se mi ci metto io sempre la stessa cosa. Esatto. Diciamo suoni, ok, no, lo dicevo perché avevo visto dei video infatti su YouTube, forse in cui accompagnavi Astos, credo, se ricordo Ah, bene. sì. A me il lavoro con Axos, sono strafan, sappilo, cioè tipo non lo so, credo Guarda, sono proprio a posto. quel lavoro lì è stato tra l'altro il primo, secondo, ecco, quello è stato un bel lavoro che mi ha fatto crescere tanto, perché è stata la prima direzione artistica che ho preso di un progetto e mi ricordo che quel disco lì è stato proprio dare un colore nuovo ad un artista che comunque era molto difficile perché lui aveva la sua nicchia di fan belli tosti, cioè a cui sono affezionati alle barre, quelle crude. E lì è stata un po' una scommessa, però cioè, è stato molto divertente, è stato molto bello. Guarda, il bello di questo momento della mia carriera è che non ho idee. Quindi prendo proprio quello che capita sempre, cioè. Sicuramente vorrei fare qualcosa che sia anche l'altra mia faccia, quindi se mai dovessi rifare un singolo vorrei che si vedesse magari per chi non conosce, per chi non mi segue per gli altri progetti e tutto, vorrei che si vedesse magari il lato più intimo anche mio. Che ora cioè, ci siamo divertiti, ci stiamo divertendo, andare in giro con Emma e con Olly è uno scasso unico, cioè ci stiamo facendo le peggio risate. Vorrei che nei prossimi mesi però uscisse il lato magari un pochino più sostanzioso anche a livello di produzione proprio e fare magari qualcosa con degli artisti che sono predisposti a fare magari una bella canzone per i mesi più scuri, ecco. Poi non credo molto alle stagioni, al pezzo dell'estate, a quelle robe lì, cioè se un pezzo è bello tutto l'anno, ecco, con Voglia di te è stata una roba che tra l'altro ti dico. Fino all'ultimo non sapevo se tenere per settembre-ottobre e dire ah, sì, faccio le cose con calma, usciamo poi. Poi mi sono fatto prendere dalla felicità del momento e Mi sono usciti spiace, subito. poi meglio girare d'estate, diciamo, se lo fai Assolutamente, assolutamente. da dicembre, insomma, magari non è proprio il massimo.